Tisanoreica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisanoreica 2. I prodotti Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisanoreica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisanoreica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Allora, procediamo con l'appello. Zito Giuseppe. Presente. De Marchi Silvia. Presente. Cancellieri Giancarlo. Presente. Guerra Oriano. Presente. Palazzi Martina. Presente. Mercantini Michela e assenza. Venerucci Lucio. Okay. Apriamo i lavori e procediamo con l'esame del punto 1. Abbiamo scritto che se sono comunque Venerucci e Pazzi. Procediamo con l'esame del punto 1 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 21, approvazione dei verbali della seduta precedente. La delibera numero 9, approvazione dei verbali della seduta precedente. Numero 10, approvazione del rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2015. Numero 11, addizionale comunale IRPEF per termine aliquota 2016. Numero 12, approvazione del piano finanziario e tariffe etarie 2016. Numero 13, modifica per integrazione del regolamento imposta IU. 14, approvazione delle aliquote delle detrazioni IMU per l'anno 2016, la conferma. La 15, convenzione articolo 30 TUEL per la gestione in forma associata delle funzioni dei servizi di ricerca e sviluppo, finanziamento comunitario e supporto all'invernalizzazione. Se non ci sono osservazioni, passerei subito alla votazione. Se non ci sono osservazioni, procediamo con la votazione. Punto 1 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 21, approvazione verbale seduta precedente. Favorevoli? Contrari? Nessuno, la proposta è approvata. Ok, chiedo scusa se non ho detto buonasera a tutti, ai presenti, ci siamo fatti prendere dalla fretta di iniziare così, quindi buonasera a tutti, anche agli spettatori di Teresana, presenti nella sala del Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri, buon lavoro. Prego, segretario, possiamo iniziare. Procediamo con l'esame del punto 2 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 19, approvazione piano triennale opere pubbliche 2016-2018. Queste sono elencate praticamente le opere che si andranno a fare nel triennio, come potete vedere dalla scheda per quest'anno, per il 2015 è prevista la realizzazione dei nuovi loculi per un importo di 100.000 euro, e poi c'è opere di mitigazione a rischio idrologico in Saleo
per un importo di 150.000 euro. Siamo il primo che è stato preso mutuo perché i loculi nel cimitero di Casinina sono ormai quasi per finiti, quindi c'è urgenza di costruire dei nuovi. Poi l'altro, 150.000 euro, è un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione a seguito del maltempo di Pasqua dell'anno scorso, che ci ha costretto ad evacuare un pochettino alcune case del centro abitato di San Leo. Siamo in attesa che la Regione approvi, perché abbiamo dato il progetto esecutivo, siamo in attesa che dia i via i lavori. È stata convocata la conferenza dei servizi il 9 giugno, quindi si andrà un pochettino, speriamo che per l'estate il lavoro possa essere partito. Cos'è il plan di San Leo? Sì, il plan di San Leo. Tutti i due finanziamenti, plan di San Leo 150 e 150, no? No, 150 il plan di San Leo. Il giorno del Mazzinti, invece sono due finanziamenti, faranno San Leo 150.000. Poi è la stessa cosa. Uno solo. 150.000. Sei dovuto al Mazzinti? Era uno solo tra i danni al Mazzinti. Sembra che non due. No. Magari, aggiungo io. E questi sono soldi che comunque vengono venuti nel 2015? Sì, dobbiamo spendere nel 2016, questi sono... Non sono arrivati nel 2015. Sono arrivati. Cioè, praticamente sono stati riconosciuti nel 2015. Dovevano arrivare a cassa? Sì, al 2016, esatto. Le opere andranno, speriamo, per quanto riguarda le opere sicuramente, però la Frana siamo in attesa della Regione, perché sembra che ormai in Italia i tempi siano biblici. È già passato un anno, due mesi, comunque non facciamo polemiche perché sennò si allungano per me. Se c'è qualche intervento circa l'approvazione del piano triennale? Io quello che praticamente a me è una storia che tutti gli anni ve la dico e ve la ripeto. Andiamo avanti sempre con un bilancio, carità dal punto di vista finanziario e quadra, ma dal punto di vista economico e sociale per la nostra comunità non vedo sostegno di nessun genere. Vi ho fatto l'elenco a un documento che mi sembra che l'ho fatto due anni fa, quello che ho fatto l'anno scorso, quest'anno non ve lo ripeto. No? Quello che voglio dire, siccome parliamo di opere pubbliche, quello che non è più il tempo, diciamo, di prima, no? Nel senso che si potevano fare molto in modo più facile e quant'altro. Però questo non esima il comune, l'amministrazione comunale, a trovare nuove forme di finanziamento che passano solo esclusivamente adesso attraverso i fondi europei. Io qui vedo un ritardo dal punto di vista dell'amministrazione, perché si può fare di più e meglio, non solo per gli investimenti, ma anche per dare una mano al sostegno all'economia locale. Non entro in merito, perché sono entrato in merito tante volte, ma questa è un po' la carenza che io vedo, è da tre anni che ve lo dico, però si continua ad andare avanti in questa maniera. Mentre gli altri comuni, voglio portare l'esempio di Mercatino, è riuscito a fare parecchie opere, in particolar modo parlo dell'illuminazione pubblica e della sicurezza, attraverso un bando europeo. Molte volte, spesso e volentieri, basterebbe prendere, diciamo, non dico copiare, ma prendere un esempio da dove, come si può partire per poter risolvere un problema che adesso parlo di illuminazione pubblica, perché non è tanto solo l'illuminazione pubblica di per sé, potrebbe essere cogliere un risparmio notevole mettendo, diciamo così, le lampade a ancora più basso consumo, come si è cominciato a fare in via della stazione, sembra che penso alla sicurezza, perché ridurre il costo dell'energia e però riducendo anche, diciamo, il servizio dell'illuminazione non dà quella certezza, garanzia, che comunque non è che con la luce
i dati possono venire lo stesso, ma sicuramente è un deterrente che è collegato poi anche al sistema dell'illuminazione pubblica, come porto l'esempio di Mercatino, perché è un fatto, no? Che hanno messo anche le telecamere in uscita e in entrata del paese, è un deterrente, questo io penso che sia importante, e quindi non lo vedo per il 2016-2017, nemmeno una previsione, un ordine da giorno, qualcosa che sarebbe utile per poter poi la giunta oggi domani che possa avere la possibilità di fare un programma, un progetto per poter accedere, sarebbe stato importante. Ci sono altri interventi? Allora, rispondo subito al consigliere Veneluci. Quello che dici è vero, Lucio, ci diamo del tutto, tanto noi non ci formalizziamo, è vero. Mercatino ha fatto l'illuminazione, ha messo le telecamere, però erano finanziamenti 2007-2013. Noi siamo arrivati nel 2013 e l'unico bando che è stato riaperto, perché erano tutti chiusi, è stato quello del wifi, e ci siamo buttati a capofitto, e tant'è che abbiamo portato il wifi gratis Casinina e capoluogo d'Italia. Mi domando io, nel 2007, le amministrazioni che c'erano all'epoca, come mai non hanno partecipato a quei bandi dell'illuminazione che hai detto, a quei bandi per le telecamere? Quella è la domanda da farsi. Come mai ci ha dovuto pensare questa amministrazione a bandi chiusi e si è buttata a capofitto e uno l'abbiamo portato a casa? Questo è una cosa. L'altra cosa, per l'illuminazione noi già siamo in contatto con Megasnet e stiamo facendo fare uno studio perché vorremmo portare il LED in tutto il territorio, perché si ha più illuminazione, si ha più sicurezza, ma dirò ancora di più, nello studio ci sono i pali predisposti anche per la videosorveglianza, perché è interesse di questa amministrazione mettere la videosorveglianza nel nostro territorio. Dopo chi è a favore, chi è contrario, però questo è un progetto dell'amministrazione che già stiamo. Abbiamo già iniziato con alcune telecamere per quella zona, però nel progetto che stiamo portando avanti con Megasnet c'è proprio il discorso dell'illuminazione, quindi non è vero. Per quanto riguarda i fondi europei, devo dire che io l'ultimo incontro l'abbiamo avuto 15 giorni fa nel comune di Urbino, con i comuni di Montecarlo, Tagoletto, Petriano, Isola del Piano, e Urbino, perché oltre ai fondi per il GAO, perché i progetti ce l'abbiamo, non ce ne sono tanti, perché se leggi magari quello che è per il 2017-2018 vedrai che ci sono dei progetti che saranno finanziati sempre con questi benedetti fondi europei, sembra che escono ancora i bandi, perché a tutt'oggi e fino a dicembre, questo ha detto del direttore, del presidente del GAL, ancora sicuramente non uscirà nessun bando. Quindi se poi andiamo a dire che questi bandi avranno bisogno di un cofinanziamento del 30% e su un progetto di 300.000 euro ci vorrà 990.000 euro da parte del comune, è un altro discorso ancora. Però il comune di Auditore, l'amministrazione attualmente, ha dei progetti pronti per partire con il GAL per questi fondi europei. Ci sono e sono riportate anche nell'approvazione del piano triennale per gli anni successivi. La cosa importante è che ci siamo incontrati a Urbino per attingere ad altri fondi il famoso PIL, che sarebbero una serie di comuni che si associano, portano un progetto unitario comune, e ci sono altri soldi, 3 milioni rotti. Noi abbiamo questo progetto con il comune che dicevo prima e ci stiamo lavorando. Quindi dire che questa amministrazione si sta muovendo con i fondi europei è una cosa non giusta e non corretta, anzi io mi sto proprio veramente facendo una cultura sui fondi europei, perché tante cose le sconoscevo. Per ultimo anche il nostro segretario è andato a un corso di aggiornamento, ci ha portato delle novità su come arrivare ai finanziamenti diretti, perché il finanziamento europeo può essere indiretti e diretti. Noi speriamo di arrivare prima di fine mandato a qualche finanziamento diretto, grazie anche alla conoscenza del segretario. Però sono tutti progetti che vanno portati avanti. Noi abbiamo già dato mandato affinché si facesse il recupero delle mura, perché c'erano le grotte, l'acqua che
perché sì, l'infiltrazione, una serie di cose, di progetti che abbiamo già pronti nella cassetta. Appena escono i bandi, partiremo per la partecipazione. Il problema sarà dopo con il cofinanziamento, però è un problema che affronteremo quando si presenterà il bando. Pertanto tranquillizzo i cittadini del comune di Auditore, i progetti ci sono pronti per l'illuminazione, siamo a buon punto, stanno studiando la fattibilità eccetera eccetera, quindi non vedo, state tranquilli che se c'è un sindaco che si preoccupa per la sicurezza di questo, dei nostri concittadini, il sottoscritto è non vi preoccupate. Tenersi soddisfatti che finalmente il sindaco di Auditore, dopo 3 anni, ha scoperto il finanziamento europeo, finalmente, dico, si poteva fare anche prima, no? Perché i bandi europei... I bandi non ci sono, sono ancora dei conoscenti, perché sta parlando? Parli del gare, del Montefeltro Leader è una cosa, i bandi in regione stanno uscendo, vabbè, stanno. Mi risulta che a aprile sono usciti. Poi dopo bisogna capire anche i progetti che l'amministrazione ha in campo, non si sono mai discussi in consiglio, mai. Ma da quando è che si discute i progetti in consiglio? Le delibere sono pubbliche, le puoi fare. I progetti su cosa intervenire sarà bene discutere in consiglio, sarà un vanto e un bene anche per. Infatti è uno dei problemi per cui questo. Ma magari può essere interessante parlarne con la gente durante le assemblee, le quali non viene nessuno. Ma anche la scelta di quale progetto, su cosa intervenire, sarebbe importante per una discussione. Un confronto con la gente potrebbe essere un momento all'assemblea. Ma il consiglio siamo solo noi, siamo tutti qui, in rappresentanza tutti ovviamente di una parte, però siccome le assemblee le facciamo non viene mai nessuno. Durante l'assemblea noi possiamo parlare anche di questo. Se non mai nessuno vuol dire che non sono interessanti, se fossero interessanti dovrebbero. Perché di fatto un amministratore sta molto allontanando dalla gente rispetto. Ma io non direi, io direi che non direi proprio, anche perché vedo che comunque quello che viene poi caricato su internet, su Facebook, sul sito del comune, la gente lo vede, lì i contatti rimangono, anzi. Su alcune cose c'è anche molto interesse, però non quello di venire in prima persona. C'è l'interesse di guardarselo a casa propria, al computer. Sì, allora Filippo, le delibere di giunta sono pubblicate, se uno vuole vedere... Io dico solo un confronto, se uno vuole un confronto, si presenta alle assemblee, poi nel piano triennale che viene pubblicata ad ottobre, ci sono tutti i finanziamenti e i progetti che il comune vuole fare, la fesseria del comune. Se non ci sono altri interventi. Procediamo con la votazione. Punto 2 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 19, approvazione piano triennale delle opere pubbliche. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La proposta è approvata. Bene, procediamo con l'esame del punto 3 all'ordine del giorno. Proposta di delibera numero 20, verifica delle quantità e qualità delle aree dei fabbricati a destinare a residenze e attività produttive ai sensi delle leggi 62 del numero 167 del 62 e 865 del 71 e 457 del 78, che potranno essere ceduti in proprietà in diritto di superficie. Esatto. Mi viene da sorridere perché il comune di Auditore non esistono aree da cedere o in diritto di proprietà o in diritto di superficie, quindi diciamo che è vero la normativa che ha richiamato il segretario, però nel nostro comune purtroppo non esistono aree da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie, quindi non ci sono queste aree, insomma, via. Non c'è più nulla, per essere chiaro. Già da trovare, eh?
Cioè, il problema è mettere in mano al piano regolatore. Esatto. Se non si mette mai in mano al piano regolatore, esatto, non troveremo mai. Beh, e questa è un'altra carenza. Non c'è di proprietà del comune. Stiamo parlando di proprietà del comune. Il piano regolatore è un altro comune. Vende le aree e può acquistare altre aree. Certo. Però se non hai il piano regolatore dove puoi fare questo tipo di intervento, non è inutile che le compri. È sette anni che stiamo in attesa di della variante del piano regolatore. Penso che qualche soldo bisogna metterlo, no? Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Forse sono di più di sette anni. Ma certo. Io dico che sono di più. Siamo previsti 20.000 euro per fare la variante, sono stati tolti. Chi l'ha tolto, scusa? L'amministratore di Zona Monteloro. Non questo, no? Non lo so. No. Visto che sai tutto, dovresti dirlo. Dillo, no, che non lo so. Questa amministrazione non li ha rimessi. Però non li ha tolti. Però non li ha rimessi. Se poi dopo vogliamo parlare di sviluppo, bisogna come si fa a parlare di sviluppo senza piano regolatore? Esatto. Io non esiste lo sviluppo senza piano regolatore. Dopo parlare di sviluppo. Procediamo per la votazione. Punto 3 all'ordine del giorno: verifica delle quantità e qualità delle aree di fabbricate destinate a residenze e attività produttive, ai sensi delle leggi che abbiamo citato, che potranno essere cedute in proprietà al diritto di superficie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti. La proposta è approvata. Procediamo con l'esame del punto 4 all'ordine del giorno. Proposta di delibera numero 18. Approvazione piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, articolo 38 del DL 112/2008. Giorgio, qui parliamo anche della legge Brunetta, questa, giusto? È quella del piano Brunetta. Il piano Brunetta, sì. Dove anche qui i comuni. Comuni possono individuare delle aree di proprietà comunale per favorire lo sviluppo, quello che diceva Lucio, per favorire lo sviluppo. Quindi abbiamo individuato una serie di beni, e dopo magari se ce li spiega Giorgio quali sono, perché qui con le particelle parliamo del terreno distinto, credo che sia il campetto il primo, giusto? Allora, il primo. Sì, spiegaci un po' te, perché dopo con le partite catastali. Allora, il primo, il foglio 8 con quattro mappali, è intanto per essere chiari, per essere comprensibile, sì, da tutti, che è il campo sportivo del, sì, capoluogo, che sono 6.800 metri, sì, e si prevede un'ipotesi di vendita a un valore di 10 euro al metro quadro per un totale di 68.000 euro. Poi abbiamo foglio 12, mappale 211 parte, questa qui è quell'area a Casilina che è stata trasformata anni fa dall'amministrazione Benelucci da parco a zona di completamento soggetta a piano volumetrico, sempre con il piano Brunetta adottato all'epoca, che ha comportato variante al suo interessantistico. Ed è quell'otto di Villaggio Ferri, sì. Torni indietro, l'inserimento dell'area qui per impianti sportivi dell'auditore nel piano del Brunetto produce variante allo strumento urbanistico, dovrà essere approvato dalla provincia, perché si prevede una nuova destinazione da zona per impianti sportivi a zona produttiva. Quindi l'iter poi deve essere perfezionato con l'approvazione da parte della provincia. Poi abbiamo i tre, sempre nel villaggio Ferri Casinina, abbiamo
la possibilità di trasformare le aree dei sedimi dei fabbricati che sono stati ceduti all'epoca, parlo del 1979, il PEP che è stato fatto a Casinina è stato fatto per il 40%, quindi 4 lotti in diritto di proprietà, 6 lotti e 60% come prevedeva la 167 in diritto di superficie. Allora, si dà la possibilità ai tre rimanenti superficiali, come si chiama, di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà. C'è un conteggio matematico ed esce fuori circa 25.000 euro chiaramente del diritto di proprietà. No, no, totale. Poi abbiamo una zona destinata al verde pubblico che in realtà è la vecchia strada comunale che collegava Casinina all'Auditore, che in pratica ecco, i frutteri che rimangono di casa della Casinina e il lotto sotto di Mariotti, la parte a monte l'abbiamo venduta nel corso del 2015 a Nucci. E sono 317 metri quadri per un corrispettivo totale di 510 metri quadri. Abbiamo sempre dalla vecchia strada comunale Casinina Auditore tre frustoli di terreno che già erano inseriti nel precedente piano di vendita, che sono qui all'ingresso di Auditore. Sono 425 metri quadri, per un, questa è tutta edificabile come zona B, per un valore complessivo di 17.000 euro. Poi abbiamo la possibilità di concedere in locazione, questa era già inserita nel corso, tutta la zona per impianti, la zona verde a base della rotolazione alla stazione, la zona dove c'è il depuratore, e si pensava come destinazione a Dotti, quindi quella non la vendi, ma ho già l'ufficio ha preparato dei bandi dove si dimensionano degli orti di circa 200 metri quadri che per darli in affitto con un corrispettivo di 1 euro al metro quadro a ragione di anno. E in più c'era anche la parte, diciamo, la parte non interessata dalla strada, del vecchio ricavato della ferrovia che ha acquisito gratuitamente il comune con il federalismo di Magnano nel corso del... Quanti metri quadri sono? In totale sono circa 2200 metri quadri tra sotto e sopra. Quindi la ferrovia basta? No, tra sotto e sopra. Sopra sono circa 600 metri quadri, sotto la differenza. Poi abbiamo un altro elemento di novità quest'anno rispetto all'anno scorso, poi seguirà l'attuazione della disciplina specifica che è la legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica. Però mi sembrava doveroso come ufficio di inserire già nel piano di valorizzazione la vendita dei due alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono via Roma, tanto per essere chiaro e per essere comprensibile, quello locato al Mucci Tiziano e quello alla Massi Rosani. Qui anche qui per un corrispettivo complessivo di circa 180.000 euro, chiaramente questo varierà in relazione alla tipologia di pagamento, perché la legge regionale, la delibera della giunta regionale prevede, oltre dei decrementi che derivano dalla vetustà del fabbricato, dalle caratteristiche eccetera eccetera, c'è una differenza del 20% per pagamenti in contanti oppure ratezzate, capite che il 20% non è poco. Certo. Chiaramente qui la previsione, l'indicazione è quella col pagamento rateale. L'altro frustolo di terreno inserito, che è poca roba, è un piccolo frustolo di verde prima dell'abitazione dei Micheli,
che non interessa la proprietà Michele, un pochino prima interessa e ricompresa tra la strada e la proprietà dei Santi. C'è una piccola situazione che deriva dalla rettifica dei confini che va regolarizzata e perfezionata. Il totale complessivo siamo, ci mancano pochi euro a 400.000 euro, è chiaro? Mi auguro che si possa fare. 2 appartamenti 180.000, sì. Campo sportivo 67.000, 68. 10 euro nel trovare. Il resto? Il 28 il villaggio Ferri che 80. Quello, il 25 la risegna, di sedime. Quindi non. Il lotto tutti il resto, giù a Casinina praticamente, grosso modo. Casinina è grosso, il villaggio Ferri. Sì, il lotto tutti i frutto lì. Sì. Infatti i blocchi grossi sono il lotto a villaggio Ferri e fino al capoluogo l'area per i campi sportivi e di Roma. Questo è il problema. È un blocco grosso. E ovviamente questo tiene in considerazione, ci permette di superare le limitazioni, accedere ai finanziamenti tramite quello che una volta erano risorse ordinarie, oggi sono più così, i buchi sono bloccati, quindi o valorizzi quello che hai, quello che non risponde oggi a più ai fini istituzionali, o metti in un elenco che ti permette, certo, dice un titolo, no, da loro, valorizzazione eccetera eccetera, ti permette di sopperire le difficoltà finanziarie attuali. Grazie Giorgio. Sì. Ci sono interventi? Io, una cosa, signor, ci sono già anche le destinazioni su con le entrate. Ora, diciamo che per fare una discussione unica. In che senso, scusami? Cioè, ci sono entrate circa per 400.000 euro. Allora, anche le destinazioni. Allora, io non sono state destinate. Ancora non sono state destinate, però una cosa è sicura. Sicuro. Allora, per quanto riguarda le case, quelle vanno destinate sempre all'edilizia, discorso edilizia. Per quanto riguarda il campetto, qui dove c'è il campetto, che campetto non è perché non ce l'ha nessuno, per essere chiari e precisi, quelli verranno destinati in toto per mettere, per riqualificare l'unico spazio che i cittadini di Auditore e Stato di Milano utilizzano, che è questo qui, il tetto del garage del comune, perché è una zona degradata secondo me e secondo tantissimi cittadini di Auditore. Quindi noi abbiamo messo, proposto questa delibera, fermo restando che tutti sanno che se si dovesse arrivare alla vendita, di quei soldi verranno utilizzati esclusivamente per riqualificare lo spazio utilizzato da tutti i cittadini di Auditore, che è quello prospiciente la finestra del sindaco e il tetto del comune, dove d'estate tutti gli eventi, tutte le manifestazioni vengono svolte lì. È una cosa ripugnante vedere una rete ormai arrugginita da 20 anni, gradini, è pericolosa, quindi piuttosto che chiuderla, se riusciamo a mettere a norme, a riqualificarla, ben venga, se la godranno tutti i cittadini di Auditore, di Casinina e anche i romani quando vengono in vacanza e qualche turista magari che si vorrà fare una ballata quando d'estate verranno fatte le feste da ballo. Questo è. Posso chiedere la parola? No, non può, Ricci. No, riguardo appunto questo è proprio importante. Non può, dopo il consiglio magari possiamo dopo, parlare. Dopo, magari potete valutare, no? Se merita, non va avanti, perché tutto il paese è contrario. Ricci. Con le fine, no? Dopo. Vabbè, dopo contato è fatto. Invece, voglio dire una cosa io. Prego, consigliere. Una cosa brutta comunque. Una cosa con la casa mia moglie, è morto Enzo Polidori. No. Oh. Non è che
Più lottamento, certo. Rimango anch'io senza parole, faccio le condoglianze a tutti i familiari. Questa notizia non si vorrebbero mai perdere, mi dispiace. Tisana Reca 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisana Reca 2. I prodotti Tisana Reca 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisana Reca 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisana Reca 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Possiamo aiutare la Allora, procediamo con la votazione. Ah no, volevo dire questo. Ah, che cosa sei? Sì, no, 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 prego. Pensavo che avevi fatto. No, no. No, in merito a un piano di discussioni legate alla sistemazione, allo sviluppo, in via di principio non posso che non essere d'accordo a parlare articolare. Quello che voglio far notare due cose per lo sindaco, una la vediamo di questa sera. I cittadini di Auditore, a espressione tua, sono d'accordo a fare quel tipo di disinvestimento e poi l'investimento. Da quello che mi ha fatto vedere il cittadino prima, no? Ha una serie di firme dal tempo parlare, no? Dove il 20 di sia vince che quelli che hanno firmato sono contrari al progetto. Chiamiamolo. Perché sicuramente può darsi che se era legato anche il fatto a due si investivano i soldi, può darsi che i cittadini auditori possono anche essere in parte d'accordo o in disaccordo o tutti d'accordo. Certo. Quindi è un difetto di metodo comunque su questa cosa. Visto e considerato già che quest'inverno è stato portato via due pali della luce dal campo sportivo e sappiamo che un frusto di quel campo sportivo dovrà andare a essere messo a dimora in affitto, no? per la vendita delle bombole, del gas, non voglio entrare nei dettagli. Quindi vuol dire che quella dismissione era in atto, Io penso che comunque, prima di tutto, era bene fare una riunione con la popolazione di Auditore, senza meno, proprio in virtù del fatto proprio di dare massima trasparenza e partecipazione, perché non è detto che poi se partecipavano avrebbero detto di no al progetto che ho chiesto io di illustrare, no? Perché non si sa. Quindi io ritorno al discorso, a un difetto di comunicazione che questa amministrazione purtroppo sta evidenziando. Poi
perché nel momento in cui non si fanno le riunioni è un effetto di comunicazione. Se poi invece parlare alla telecamera è una comunicazione anche quella, sì, ma sì, è un po' freddo, vuol dire, e sarebbe bene comunque tenere i contatti e anche la discussione, dove non sempre troverai sempre tutti d'accordo. Però noi ce li facciamo. Allora, quello che intendo dire io, era bene fare la, la cosa. Un altro aspetto, quindi noi qui in questo piano andiamo a dismettere le aree verdi, non solo in Auditore ma anche a Casinina, è stato forse abortito quella, quel progetto di fare un piccolo parco pubblico lì alla zona Petro. Ma vado a memoria, posso sbagliare, ma però lì era stato fatto quel tipo di intervento perché era un lotto da un punto di vista edificabile che avrebbe avuto dei costi molto molto alti in quanto non ha il cosiddetto muro, cioè per andare in profondità. Già anche nelle case costruite allora si arrivò a 16 metri su quei panni. Quella parte di lì che è già in fase. C'erano state delle grosse e poi quindi comunque quella area adesso che è zona verde si ritrasformerà in fabbricabile e tornerà a disposizione dell'amministrazione comunale perché... quella già adesso quella è il precedente piano Brunetta fatta dall'amministrazione Paolo Benerucci. La provincia ha approvato previa verifica sismica, geologica, eccetera, eccetera. Quello tutt'oggi è una zona B di diritto soggetta a plani volumetrici. Quindi c'è anche un suo valore, certo, un valore certo, che il Consiglio Comunale gliel'ha già dato, perché prima parlava di siccome la vendita non è mai stata perfezionata, avevamo provato, allora abbiamo fatto un appalto in cui le tribune devono essere, la copertura delle tribune doveva essere realizzata e non c'era il pagamento in corrispettivo di denaro, ma c'era la cessione del bene, la gara è data deserta. Quindi è rimasto prodotto che è stato venduto di là. Allora, quello è stato fatto con l'amministrazione, con la Stella Rosa Bruna, quello è stato messo all'asta e l'ha acquistato il titolare della BMC, stato messo in vendita prima, ma come zona residenziale d'espansione, come zona C, certo. Non più come PEP. Esatto, lì c'era un PEP originario fatto di 4 blocchi, sì. Sono stati realizzati 2 blocchi centrali, il primo blocco è stato trasformato con la variante PRG in zona C ed è stato venduto. Ed era stato trasformato il blocco numero 4 in zona verde. L'amministrazione Venerucci ha detto: siccome la strada c'è, Venerucci non te Paolo, siccome la strada c'è, comunque l'urbanizzazione è stata fatta, un lotto parallelo alla strada con una profondità di 20 metri senza andare a inficiare tutto il parco che poi è stato fatto verso Casinina, di cui tutti i giorni fortunatamente abbiamo preso parco, l'abbiamo visione sopra la cestonata, sì, però è parallelo alla strada, rimane sul retro, ha una profondità di 25 metri per tutta la larghezza sopra la cestonata, diciamo. Però quello è già ad oggi, lo ritroviamo nel piano Brunetta perché la vendita non è mai stata perfezionata, quindi è una cosa già esistente. Mi sembra di aver capito che le amministrazioni che hanno messo mano a modificare la zona PET, c'è stata una quella della strada Bruna dove Luciano Luce era consigliere e l'altra l'amministrazione precedente alla nostra. Questa è la storia, perfetto, grazie. No, perché sembra che stavamo facendo noi questi passaggi, invece sono già state fatte dall'amministrazione dove era presente. Ok Lucio, giusto per capirci le cose, per essere chiari. C'è la corda di Pagna? No, giusto per essere chiaro. E quelle case lì erano tutte in comune, noi le abbiamo vendute, abbiamo comprato quella là, poi abbiamo fatto una trasformazione, abbiamo sistemato le case, il privato ha sistemato quelle e noi abbiamo sistemato quelle. Quindi non, questo non vi ho mica le cose fatte bene, però anche a sua volta c'erano favori con sì, no? E abbiamo fatto le riunioni per spiegare cosa era vero, perché io penso che, ritorno al punto,
legato allo smantellamento dei pali, no? E anche lì è stato fatto, ma secondo me non è che è stato fatto un bel lavoro, né di smantellamento. Ma al punto stavi dicendo che stavamo smantellando le aree verdi? No, stavo, lì stavi dicendo. I pali, avendo levato i pali, significa che avevate già in testa di vendere qualcosa. È normale, no? Qualcuno aveva levato già le luci da sopra i pali. Certo. Non lui. Allora, quello che vi dico, non vi sto dando nel merito, vi dico, fate una riunione con la popolazione. Ma prima di decidere, perché prima decidi poi fare la riunione, e la riunione è inutile, non ti prendi in giro, ma la cittadina. È questo che voglio dire. Questo è il punto. Onestamente, l'altro aspetto che voglio dire, legato al punto, che io non sono contrario nel principio alla vendita, l'ho detto prima, però visto che qui viene a meno una zona verde comunque, si può ipotizzare che una parte di soldi vadano messi a disposizione per poter riattivare o fare di nuovo una zona verde qui in auditore. Ma dobbiamo riqualifichiamo questo, cioè si sistemiamo il pavimento, no, si anche l'anfiteatro, aggiustare tutto. Cioè, ma i giochi, toglierli da sotto il muro, mettere due giochi nuovi qui sotto, magari più in sicurezza. Quello è il progetto. Prova a fare il tetto del garage, quello. Dai. Ma non ci parliamo, si chiama. Non è quello. Ma scusate, questo progetto è in essere? No, ancora non è in essere. Ma cosa significa in essere? Scusa, cioè, come qui è stato detto solo che allora si dove è stato inserito nel piano delle valorizzazioni delle opere, perché bisogna inserirlo lì. Se domani ti viene a chiedere a qualcuno di comprare quella sede, se non l'hai messa nel piano di valorizzazione delle opere, poi gliela puoi vendere. No, casomai invece un privato la può vendere perché può fare il proprio sconto. Infatti, è stato detto, è stato inserito nel piano di valorizzazione. Ma il piano di valorizzazione significa che c'è la vendita, per una destinazione, non l'avresti messo. E ha spiegato il sindaco che gli abbiamo dato un blocco, diciamo così, il blocco di Lancio Ferre l'avevi messo nel piano correndo al pano, l'avete venduto? No, mica l'ho messo io. L'hanno messo, ma non è stato venduto. Scusa, Lucio, noi se non c'è, andate cercando le cose come non esistono più. Va bene? Allora, il piano Brunetto l'ha applicato Paolo, che voi mi sembra che l'avete anche votato al suo tempo. Io non ho votato neanche così. Beh, è una parte politica vostra. Sì, parte. Visto che l'avete in politica, io non l'avrei messo in politica stasera. No? La parte di là che è stata venduta nel 2007, no? È stata trasformata in espansione per tirare su, però era già possibilità di residenziale, quindi non è che era verde e l'abbiamo trasformata in residenziale, era già. No, era verde, è stato fatto. No, più. No, quella là non era verde. Giorgi? No. Che ha comprato, tanto per essere chiaro, quello di Borgo Massano faceva parte, l'ho detto prima, dell'originario piano PER che prevedeva quattro blocchi, quello del blocco numero uno, siccome sono state realizzate il blocco numero due e il blocco numero tre, quelli centrali, quelli ai lati, uno è stato con variante di energia, è stato trasformato in zona C, zona espansione, che è zona residenziale di espansione, ed è stato venduto all'asta, eccetera, eccetera. Per togliere i vincoli, quelli che oggi, stasera, si dice di togliere i vincoli perché quelli che già sono stati costruiti. E lì i vincoli li abbiamo tolti perché non era stato costruito, per dargli una fattibilità di mercato. Però non è che dalla zona verde l'abbiamo passata a zona residenziale, era già zona residenziale. E questo è il punto. Ma Lucio, te mi segni che togliere la zona verde però passerà al vaglio della provincia, quindi tutti i discorsi che possiamo mettiamo altre zone verdi a disposizione del, oltre qui, siccome qui c'è già. No, aspettate un attimo, allora togliamo 6.000 euro, 6.000 euro, vi do un dettaglio tecnico, cioè qui non si può parlare di zona verde dal punto di vista urbanistico, perché va letto, i campi sportivi, dai. Va letto il piano regolatore, va letto le norme tecniche, cioè, attualmente la zona per gli impianti sportivi ha una propria autonoma capacità edificatoria, nel caso di specie si può coprire il 35%.
Cioè, tanto per essere chiaro, il bocciandolo che è stato fatto a Casinina poteva essere tranquillamente realizzato lì, perché la zona per i piatti sportivi, che non è una zona verde identificabile, ha una propria autonoma capacità identificatoria. In questa modifica l'ufficio propone di non portarla al classico 60% che per le zone produttive, ma di mantenere proprio per la peculiarità dell'area l'indice che è attuale, che è del 35%. Quindi se prima potevi coprire il 35%, oggi puoi coprire, o domani potrai, fatta salvo la popolazione della provincia, il 35%. Quindi. Proprio perché non è una zona di pianura, ma è una zona di collina. Perfetto, grazie. Quindi quello che la mia proposta, consiglio, è quella che la destinazione dei soldi deve rimanere in auditore, non solo quelle, è di fare una ricerca per nuove aree, non c'è bisogno di essere, le aree attrezzate ce l'abbiamo già, di fare delle aree verdi, no? Così, acquistando anche dei pezzi di terreno, mica dove se serve, per dare un po' di agio allo stesso capoluogo, perché effettivamente il capoluogo manca completamente di una zona di seduta, di piccole passeggiate. Questo è la critica sulla trasparenza, sulla mancata partecipazione, è una critica che dovete accettare, perché è l'ordine del giorno, è nei fatti. Io dico, sarebbe bene che quando si fanno questi tipi di trasformazioni sentiamo che la popolazione prima, no? Soprattutto con i progetti che prendiamo qui, lo facciamo qua e qua, questo è più semplice così, non so. Ci sono altri interventi? Io sì, ho una domanda. No, non può rischiare. Non può intervenire, Ricci, non gli do la parola. Io tempo fa. E non glielo do, mi dispiace, non glielo do. Mi dispiace, non glielo do. Non glielo consento giù. Ricci, andava via. Non glielo consento, Ricci. Perché c'era quel gioco lì? Se mi perdo. Fa 50 anni di immigrazione, ma posso parlare? No. Io faccio 50 anni di immigrazione per costruire qui. Ricci, per cortesia, non mi costringa a fare cose che... No, buonasera. Arrivederci. Però, arrivederci. Arrivederci. Vado io. Arrivederci anche lei. Si aspetta il consiglio. Arrivederci, buona serata a tutti. Tutto paese contro. Buona serata. Oh, quelle sono le stesse persone che non partecipano mai alle riunioni. Non c'è la riunione. Io personalmente non lo posso accettare. Né che il consigliere Bellerucci dica che noi non condividiamo, né che c'è una gente che pensa solamente alle voci del paese. Abbiamo detto parliamo dopo, ma la riunione non è stata fatta sul campo sportivo, in auditorio non è stata per fatta. Per cortesia, un consiglio comunale non è un dibattito pubblico. Ho detto che non può prendere la parola e si attende, punto. Va bene, adesso non mi fate proprio veramente perdere la calma, che non lo voglio perdere. Allora, Gabriele, questo è un consiglio comunale, dopo ti ho detto, possiamo parlare quando adesso c'è il consigliere Lucio Veneruccio, il consigliere Lucio Veneruccio ha finito. Allora, ti posso dire due cose. Uno, mai come questa amministrazione ha fatto gli incontri con i cittadini. Due, questo è un atto, non è che abbiamo venduto, non abbiamo venduto nulla, è il primo passo. Quindi appena ci sarà, se ci sarà un acquirente, allora quando si incassa sarà la popolazione a decidere il tipo di progetto, perché sarà condiviso con voi. Che cosa vado a parlare con la popolazione? Che non so manco se vendo un fico secco? Questo è il primo passo per cercare di reperire quei fondi che dopo la cittadinanza, sicuramente andrà valutata anche la tua proposta, però se non si inizia con questo primo passo non si va da nessuna parte. Allora, non ci facciamo la testa, che può darsi che mancano 2 anni al fine mandato di questa amministrazione, non si sa se in 2 anni riusciremo a portare a termine questa operazione qua, perché adesso con la provincia che dovrà dare tutti i pareri eccetera eccetera, potete capire di cosa stiamo parlando, dopo tocca fare il bando per chi l'acquista eccetera eccetera, quindi stiamo parlando del sesso degli angeli, dice spesso il mio assessore, ci ho detto che non voglio vendere bene, per cortesia. Per cortesia, la popolazione sarà interpellata, ma dopo sarà, ma ancora non abbiamo venduto, allora allora usa la parola più precisa, sarà informata, non interpellata.
No, sarà interpretata anche sul progetto. Ma se la popolazione... Ma ricordo, non esiste un progetto, se la popolazione è contraria a vendere, no? No, non può dare una spiegazione. Ma non stiamo vendendo. Ma lì, a favore era meglio. Ma, Lucio, l'hai detto prima anche te, quando hai venduto le case, la popolazione alcuni non volevano. Siccome noi siamo un'amministrazione eletta democraticamente, riteniamo noi di fare gli interessi di tutti e valuteremo quello che c'è da fare, punto. Questa è la democrazia. No, tu, ok, hai capito sempre. No, no, è la democrazia. Questa è la democrazia. Hanno capito. Allora, lui ha venduto e la popolazione voleva, adesso. No, fate più io. Ok, prima. Prima di vendere. Ma che no. Lucio, avete venduto, scusa, l'ambulatorio a Casinina che non avete fatto. Dai, lasciamo te. Non andiamo a toccare qualcosa che sarà dopo. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Procediamo alla prima votazione, punto 4 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 18, approvazione piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, articolo 38, DL 112 2008. Favorevoli? Contrari? Mi astengo perché manca almeno come ordine del giorno la destinazione. Io che il denaro che viene dall'auditore via rispetto all'auditore in parte. Mi astengo per quello, perché sennò il fatto di poter alienare le cose non so. E la mancanza di. Non si può mettere quella della destinazione. E come? No. Non si può mettere nella destinazione. Vabbè, è un impegno che il Consiglio Comunale si può prendere, ma non lo puoi mettere in quella è un impegno morale, c'è la registrazione, ma è un impegno morale, c'è la registrazione politica, amministrativo, ma poi te la registrazione e mi astengo per il fatto che non sono stato la popolazione, l'ho detto prima con la registrazione, fatta la rispettare, ecco che viene. E quello che è strano è questo Consiglio, una popolazione ci deve sempre mandato, anche tutti i consigli. No. Allora, se permetti, io ho assistito a un consiglio comunale dove l'ex sindaco Zucchini aveva chiesto la parola e gli è stata negata da allora sindaco Luisella Carroni e io ero presente e ho seduto là e ti dirò di più. Quella sera, ma la sera dopo non mi interessa, lì c'è il consiglio, non la sera negata. Quella sera lì è stata. Quella sera lì è andata e negava la parola e non c'entra nulla. Non ha negata all'altro. Col consiglio adesso non c'entra nulla. Non ha negata l'altro. Giusto per essere l'altro. Ha parlato. Non ha parlato nessuno. Sì, ha parlato. Però mi sembra molto. Cioè, sei poco democratico. Sì, sì. Beh, è una roba detto da te. Infatti. Andiamo il problema. Andiamo avanti, dai. Procediamo con la votazione sull'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuto? La proposta è approvata. Procediamo con l'esame del punto 5 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 25, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2016-2018, articolo 170, comma 1 del TUEL. Volevo dire qualcosa proprio da sì, questa non è niente di particolare. Noi in dubbio abbiamo già approvato a febbraio, mi sembra, no? Questo è un atto dovuto in quanto si andrà poi dopo ad approvare il bilancio preventivo e anche con gli atti che abbiamo approvato fino adesso, le opere triennali, la valorizzazione dei centri. Le tariffe le abbiamo approvate nel Consiglio scorso, per cui è una variazione, un adeguamento del documento originario che abbiamo fatto quella volta. A febbraio che riguardava insomma gli impegni dell'amministrazione, della programmazione dell'amministrazione per i prossimi anni. Poi il DUP verrà poi aggiornato, mi sembra a luglio, dovrà essere riaggiornato e via dicendo. Cosa va? Ci può febbraio? A febbraio si basava più sui dati del consuntivo dell'assestamento.
Adesso abbiamo il preventivo e anche questi atti che abbiamo appena approvato, no, di valorizzazione, che di impegno che si attiva si adegua in quel senso, si posta più posto. C'è qualche intervento? Posto sì. Procediamo con la votazione, appunto 5 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 25, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2016-2018, articolo 170,1-2, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Nessuno, Tisano Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisano Reica 2. I prodotti Tisano Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisano Reica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Procediamo con l'esame del punto 6 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 22, incarichi e collaborazioni, programma anno 2016, articolo 3,55, legge 244. La portiamo ogni anno, mi sembra, sì. Questa convenzione per la convenzione per la revisione del patrimonio, per l'aggiornamento del patrimonio, che è la ditta che ci fa l'aggiornamento. La spesa di massima 1200 euro, ma ci aspettiamo sempre lì. Quindi sì. Un rinnovo del altri incarichi, non ne abbiamo. Cos'è? Il programma? La CIS, ti ricordi che è vent'anni che esiste. È vent'anni che esiste, vero? Sì. Non si fa altro che rinnovare. Sì, per rinnovare tutto il patrimonio, perché tanto poi quest'altro anno sarà toccherà farlo. Eh sì, d'accordo. Non è che dopo denuncio il sindaco di Parodi. E non è una parola del genere. All'incirca sì. All'incirca sì. Il sindaco che era contrario al segretario, quello che c'è il sindaco che era contrario al segretario. Ha capito, è sfuggita la normativa. Veramente, ok, via. Passiamo alla votazione. No, perché la sua non era d'accordo, funzionava. Ha denunciato lei. Allora, procediamo con la votazione, se non ci sono interventi. Punto 6 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 22, incarichi, collaborazioni, programma 2016, articolo 3,55, legge 244 del 2007. Favorevoli? Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. La proposta è approvata.
Procediamo con l'esame del punto 7 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 12, bilancio di previsione 2016, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2016-2018. Ok, questo, professore Bilancio, è il nostro quarto bilancio, vero? C'è il quarto bilancio. Allora, quest'anno abbiamo superato quota 200.000 euro di tagli, giusto, dal governo? Allora, 2013, sì. Voglio ringraziare veramente di cuore, perché riuscire a chiudere anche quest'anno un bilancio con tutti questi tagli, io non voglio piangere, però la realtà è questa qui, purtroppo non possiamo sfuggire a questa realtà. Volevo ringraziare i responsabili di ogni settore, perché senza di loro sinceramente non saremmo riusciti, perché hanno fatto un lavoro certosino, la ricerca di tagliare il rammettino secco piuttosto che fare il mesto da un'altra parte dove toccava mettere più soldi. Ringrazio in modo particolare l'assessore al bilancio per le notti che non ha dormito, adesso si riposerà, però l'importante era portare a casa un bilancio in un momento in cui lo Stato centrale ci ha proprio massacrato, quando dico massacrato intendo tutti i piccoli comuni. Ringrazio anche il segretario che ha lavorato di concerto con tutti i nostri funzionari responsabili del settore, con gli assessori. Dopo lascerò la parola all'assessore al bilancio, perché è giusto che lo spieghi lui, perché è merito suo d'aver portato a casa questo risultato. No, quello che volevo dire veramente, quarto bilancio, non abbiamo mai aumentato le aliquote del nostro comune, la tassazione è rimasta sempre quella che abbiamo trovato, quindi a venire, se ci sarà un ulteriore taglio, ahimè, dopo ci toccherà intervenire lì, speriamo il più tardi possibile. Però la linea che ha seguito questa amministrazione è quella un pochettino di scovare gli evasori, perché ci sono. Allora, pagare tutti e pagare di meno, questa è la filosofia di questa amministrazione, e anche quest'anno la stiamo portando avanti. Quindi le tasse, non voglio dire come il ministro del Tesoro pagare, le tasse bisogna pagarle tutte, così ne paghiamo un po' di meno. Certo che alle tasse vanno corrisposte anche i servizi. Ricordo che quest'anno abbiamo attivato l'asilo nido, dove ci porta via un bel po' di risorse, perché non è che attivi l'asilo nido a dei costi. Abbiamo dovuto rimpinguare quello che è la condivisione con l'ambito territoriale sociale, perché qui in Italia si sta verificando che lo Stato, le regioni tagliano i soldi al sociale, perché di quello stiamo parlando, i servizi sociali, e i comuni devono andare a coprire quello che lo Stato, le regioni non demandano più. Voi capite, l'Italia da una parte, i servizi che deve coprire dall'altra parte, io credo che non lo so quanti comuni e per quanto tempo si potrà andare avanti. Quest'anno ce l'abbiamo fatto, speriamo adesso che il governo cambi un pochettino politica, che il governo capisca che anche i piccoli comuni, i territori disagiati come i nostri hanno bisogno, se non si può neanche prendere il mutuo quest'anno per fare partire la famosa economia e per fare un lavoro, come fa a ripartire questa economia? Solo con le gran chiacchiere? Perché di questo stiamo parlando. Quest'anno lo Stato ha detto ai comuni piccoli, i grandi hanno già i fondi da poter spendere perché li ha sbloccati per fare stabilità, ai piccoli ha detto state buoni, ma noi abbiamo già dato un bel po' negli ultimi 5-6 anni, no? Allora, nel rinnovare il ringraziamento, con la speranza che lo Stato l'anno prossimo ci lasci fare quello che realmente vorremmo fare, se no che venisse il nostro primo ministro a fare il sindaco della Monitore, visto che lui detta quella che è la fiscalità dei comuni, mi sembra un pochettino assurdo. Passerei la parola all'assessore al bilancio, che ci illustrerà insieme alla ragioniera. Allora, questo bilancio, come già c'è nato il sindaco, anche se i proclami dicevano che non ci sono stati non c'era nessun taglio, ha avuto comunque dei tagli, perché comunque il trasferimento, tanto io do dei numeri, no? Tanto per spiegarci. Consideriamo che i trasferimenti dello Stato rispetto all'anno scorso, quest'anno sono 7.000 euro in meno, sembrano pochi. Ma avendoci tolto la TASI, che per noi era un'entrata di 49.000 euro, e a ristoro della TASI ci ha solamente riconosciuto 35.000 euro di IMU,
abbiamo avuto un ulteriore taglio sostanzialmente di 20.000 euro. Quindi, come diceva il sindaco, c'è stato un lavoro certosino veramente da parte di tutti, quando ci riuniamo, guardiamo conto per conto dove poter tagliare, dove poter anche aumentare, dove vedere anche se ci possono essere delle previsioni di spesa. Come ha detto il sindaco, abbiamo già deliberato nel consiglio scorso, le tariffe, le imposte sono rimaste le stesse, l'IMU, l'addizionale comunale, la TASI non ce l'abbiamo più perché ce l'avamo solamente sulla prima casa e quella è stata tolta, e la TARI è rimasta sostanzialmente uguale, a parte una piccola riduzione proprio perché si è ridotto di 1.000-1.500 euro circa il piano finanziario di marketing di servizi. Il bilancio, è vero quando dice che delle volte uno non ci dorme quando deve preparare il bilancio, perché comunque dagli anni precedenti è cambiata la normativa, quindi anche il bilancio del comune segue delle regole nuove, delle regole di equilibrio, la verifica costante, delle regole di competenza che prima non c'erano. Non si possono più avere dei debiti fuori bilancio, non si possono più avere dei residui attivi se non sono veramente accertati nella sostanza. Oltretutto non si dovrebbero neanche più avere residui attivi, perché devi solo prevedere le entrate che certamente incasserai nell'anno, per cui diventa sempre più complicato. Consideriamo che, come mi rifaccio sempre a quello che ha detto il sindaco, che nel nostro comune c'è un'evasione mediamente di circa 50.000 euro l'anno, tra IMU, tra TARI e TASI. Sull'IRPEF, sull'addizionale IRPEF è più difficile, perché facendo il 730, facendo le dichiarazioni, l'evasione chiaramente è di meno, se non vanno a pagare neanche le tasse del 740 chiaramente. Però per quanto riguarda le imposte proprio prettamente comunali c'è una grossa evasione, e si vuole implementare ancora di più l'istituto dell'accertamento. Già dall'anno scorso abbiamo cominciato a mandare degli avvisi bonari relativi agli anni addietro, come fa l'Agenzia delle Entrate, prima manda l'avviso bonario entro 30 giorni, potremmo anche sbagliare alcune volte perché non ci arrivano casomai le distinte di pagamento, non ci vengono accreditati, però se il contribuente ha la prova dell'avvenuto pagamento nessun problema, se invece quella prova non c'è chiaramente bisogna installare una discussione. E comunque l'istituto dell'avviso bonario qualche cosa ha portato, e anche c'è sempre stata un'ottica dell'amministrazione a non stare col fiato sul collo, nel senso di dire se hai bisogno di pagare a rate, non ci paghi a rate, non è che vogliamo tutti subito, se no ti mandiamo in castigo, assolutamente. Le uniche cose in questo bilancio che sono aumentate rispetto all'anno precedente, mi riferisco ai servizi a domanda individuali. I servizi a domanda individuali che generalmente sono il trasporto scolastico, la mensa della scuola materna, le lampade votive, hanno mediamente questi servizi una copertura per quanto riguarda soprattutto le lampade votive, una copertura che oscilla tra l'85 e il 90%. Cosa vuol dire la copertura? Vuol dire che il costo che io sostengo come comune per il servizio di lampade votive è coperto per il 90% da quello che mi paga il cittadino. Mentre il servizio di il servizio di trasporto ha una copertura minima del 17%. Volevo dire che sul servizio di trasporto è stato deliberato un aumento minimo, comunque minimo, tanto per cominciare a fare qualche cosa, perché che passa praticamente per il 2016 il trasporto scolastico passa da 100 euro a 110 euro e dal 2017 120 euro annuali, quindi l'aumento di 10 euro nel 2016 e 20 nel 2017.
mentre per la mensa scolastica, che anche questa ha una copertura più bassa, sotto l'80%, la copertura del servizio, passiamo il pasto da 2,70 euro a 3 euro tondi. Da settembre però prossimo, ormai fino a giugno, la tariffa è sempre quella che era già prima. In questo bilancio, come ha detto il sindaco prima, purtroppo per mancanza di trasferimenti da parte della regione abbiamo dovuto aumentare la nostra quota di copartecipazione al servizio sociale nell'ambito sociale, e la quota passa da 2,80 euro pro capite a 5 euro che il comune deve sostenere, con un aggravio di circa 4.000 euro, mi sembra, no? Di spese in più. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, dobbiamo anche dire, e me l'ho anche segnato, che comunque tutti i lavori che sono stati fatti nel 2015, dove nel 2015 abbiamo fatto un piccolo investimento di una decina di miliardi di euro per il cambio delle lampade, no Filippo, ha permesso comunque alla verifica dei conti ad una riduzione del costo dell'energia elettrica da 49.000 a 40.000 euro, e questo poi procederà poi ulteriormente anche con la ricerca eventuale di nuovi disturbi. Volendo darvi i numeri proprio veloci, consideriamo che il nostro bilancio adesso si basa, parlando di entrate e di uscite correnti, perché non andiamo a ragionare sulle spese di investimento che, come abbiamo visto prima, hanno tutt'altro tipo di iter, ecco, mentre le spese correnti e le entrate correnti sono quelle che riguardano la gestione quotidiana del comune. Il nostro bilancio è passato, io mi ricordo, dal primo che abbiamo fatto quattro bilanci fa, da un bilancio che aveva un saldo di 1.700.000 circa, 1.700.000, 1.750.000 di entrate, 1.700.000, 1.750.000 di uscite, adesso siamo 1.560.000. Siamo proprio per effetto della riduzione dei trasferimenti dello Stato, di cui parlava prima il sindaco, questo ha comportato tutto un restringimento sia nelle entrate, che nelle entrate è stato fatto d'amblè, e nelle uscite chiaramente è stato obbligatorio, insomma, l'adeguamento. Diciamo che i nostri 1.560.000 euro, forse adesso sono un po' deluso, snocciolo qualche numero poi dopo, abbiamo 667.000 euro circa di entrate tributarie, che sono date da 245.000 euro di Tari, 285.000 euro di IMO, di IMU, 98.000 euro di addizionale IRPEF, poi abbiamo una TOSA sui 20.000 euro, e in queste entrate tributarie abbiamo inserito anche il recupero all'evasione, che abbiamo stimato per quest'anno adesso sui 13.000 euro, però che contiamo, insomma, anche di incrementare, però senza andare a fare previsioni oltre le possibilità, perché poi dopo ci dobbiamo ritrovare con gli equilibri che ci impone, con le verifiche degli equilibri durante l'anno, quindi non possiamo fare altro. Per quanto riguarda invece le entrate che arrivano dallo Stato, i trasferimenti dallo Stato, siamo arrivati a 411.000 euro, come dicevo prima, per effetto di quei 7.000, poi abbiamo 144.000 che sono i trasferimenti dagli altri enti, regione e via dicendo, e poi ci sono le entrate extratributarie che sono una quota di rimborso di marchio di MMS ecologica, un rimborso di marchio multiservizi di 67.000 per il rimborso di un mutuo. Poi abbiamo 64.000 euro di loculi e poi tutte le altre entrate che arrivano dalla mensa, dalle lampade votive, dalla quota che ci rimborsa Merdo per la convenzione del segretario. E abbiamo poi gli oneri di organizzazione che sono stati stimati sui 52.000 euro per quest'anno. Per quanto riguarda invece le spese, che vanno ad assorbire tutte le risorse di cui abbiamo detto, abbiamo 265.000 euro di rimborso a rata mutui. Quanto? 265. Complice capitale interesse.
Il personale sui 570.000, uscendo le cifre arrotondate perché chiaramente no, il personale è 570.000, poi tutto il resto sono, allora abbiamo 224.000 euro chiaramente marchi multiservizi per lo smaltimento rifiuti, 61.000 euro il costo della scuola di Calanciarino, 40.000 l'illuminazione come dicevo prima, 60.000 è stato lo stanziamento per le manutenzioni ordinarie, insomma manutenzione delle strade, 12.000 la manutenzione degli automezzi, 20.000 le spese per le derrate alimentari per la mensa, 17.000 c'è la gestione della scuola dell'infanzia, abbiamo 25.700 la convenzione con il labirinto, 13.700 l'assistenza per i diversamente abili, poi ci sono altri 13.000 per incarichi professionali e legali, i soliti 8.000-10.000 euro di assicurazioni, 23.000 sono le spese della sede comunale e poi adesso altre cose che non, di cui non ho fatto, non ho preso, non ho fatto annotazioni. Per cui, come torna a dire, come diceva il sindaco, insomma, è il quarto bilancio che facciamo, sempre con più fatica, però anche quest'anno penso che avendo mantenuto tutti i servizi senza avere aumenti di sorta, senza incidere più di quello che era fino adesso sulla cittadinanza, insomma, dobbiamo ritenerci soddisfatti. Poi dopo Due domande. Gli oneri dell'urbanizzazione sono dentro i 52.000 euro, ci sono anche i 25.000 euro previsti dalla possibile. No. No, perché quello lì è il piano di alienazione, di valorizzazione di quello che diceva Giorgio, non ci sono più i 25.000 euro dell'area di sedime di Villaggio Ferri. No, quello più è patrimonio. Sì, quello è patrimonio, non c'è. Comunque no, è in più. Sì, è in più. Quello sarà in più. In più. Quando arriverà? Si arriverà. Sì. Quello che entra come onere, come contributo di costruzione, ha un regime suo. Sì, sì. Vuol dire che si è rimosso qualcosina, 52.000 euro è già qualcosa. L'anno scorso era 45 l'anno scorso. Vuol dire c'erano. C'è una previsione. Ci sono anche le chiarate da incassare, sono certi oppure? Il frutto di questo importo è sì. Da una parte sì, l'edilizia che mostra dei timidissimi segni di ripresa, qualche multa, e dall'altra parte non la chiamerei multa, ma regolarizzazione, ci sono controllo su quello che è. Già dal 2007 il catasto ha segnalato a tutti i comuni la famosa casa fantasma, che non è il titolo di un film, ma sono case che erano state edificate. Per sapere quanto c'è di nuovo. Circa il 50% deriva da permessi di costruire in sanatoria, circa il 50%. Multe per capirci. Sì, diciamo regolarizzazione. Anche spontaneo. La punta sembra più vessatoria. No, in realtà non è. Sì, sì, sono una regolarizzazione che chiedono, come diceva l'assessore, anche spontanea. Perché la poi gente... ci sono, comunque aggiungo, ci sono anche delle opere, una nuova tipologia di interventi che si stanno realizzando lungo l'asse del Foglia, sì. In cui noi abbiamo chiesto, e forse ce ne sarà anche una seconda, abbiamo chiesto comunque un contributo, una compensazione ambientale che poi la andiamo a codificare come contributo di costruzione. Faccio l'intervento adesso fatto sulla vendita di Casinina nel corso del 2015, ha comportato un introito di quasi 30.000 euro. No, quella adesso, l'attuale intervento che sto facendo sulla vendita Casinina, loro hanno pagato una compensazione ambientale a favore del comune circa 30.000 euro. E ce n'è in previsione con un'altra che fanno la sistemazione che fanno. No, per produrre l'energia elettrica sulla via di Casinina. Sì, però la stanno mettendo tutta a posto, stanno facendo riqualifica la zona. C'è solamente una pompa con
con una lite che gira e produce energia elettrica. C'è un piccolo casottino che è circa la metà di una cabina Emmer, le cabine quelle piccole, tutto lì, 90 kg. E ce n'è in ipotesi, in, diciamo in lavorazione, anche una di fianco al bastone che ha fatto il consorzio di Bonini. Io so di due cose. In merito per esempio all'entrata della torre, non voglio fare sì. Anzi, voglio fare il contrario. Siccome si discute molto, no, sull'entrata delle manifestazioni, l'anno scorso abbiamo incassato 8.000 euro con le manifestazioni. Quelle con dei mercati? Solo mercati. Parliamo di manifestazioni, non parlo delle altre. Sì, ok. E abbiamo dato 8.000 euro. 75 posteggi. Se noi le portiamo a 100-120, come ritorniamo diciamo così a 180, di fatto aumentiamo di 3-4-5 mila euro in più, che potrebbe andare a risolvere il problema e del comune e di chi poi organizza le manifestazioni, perché se si fa, non è che si fa il 50%, poi dopo il comune riverserà il 50% del contributo. Come contributo, no? Certo. Formalmente è così, chiaro, è stato così. Chiaro. È un modo per poter avere più entrate per il comune e nello stesso tempo sostenere meglio anche le manifestazioni, che ormai sono cose importanti. Io insisto anche nelle altre piccole manifestazioni, nelle piccole, se magari in quel caso il contributo che viene dai commercianti lo si può anche lasciare. Per poter cominciare allargato a chi è che organizza e incentivare anche nelle altre, come qui nel capoluogo si faranno delle manifestazioni, di riportare le bancherelle, che comunque sono un'attività di introito per l'amministrazione e nello stesso tempo può essere riversata in parte a chi organizza, perché ormai oltre a quelle 3 o 4 imprese che abbiamo, speriamo che durano, vuol dire l'attività anche di promozione delle manifestazioni, penso che sia ormai una cosa importante. Al di là delle polemiche o non polemiche, perché questo è un paese, un comune di 1600 anni, che si divide in 56 associazioni e discussioni varie, cioè penso che non andiamo da nessuna parte. Quindi quello che intendo dire da questo punto di vista, allargare nel momento in cui si fanno le manifestazioni, e poi se ne possono fare qualcuno in più anche di fuori di Casimira, allargando il discorso, a me viene in mente la festa, la tradizionale fiera di San Nicola, che qui in Canton una volta si faceva proprio la fiera, una volta, anzi due ne facevano, una di San Nicola e poi c'era anche quella mensile. E penso che sia utile, sono pochi soldi, ma sono quelli che bastano per poter poi non creare queste frizioni che ci sono state in passato, e una volta per tutte, no, la chiudiamo. Direi che anche perché se no rischiamo di creare solo un vulnus intanto tra associazioni e l'amministrazione e la cittadinanza stessa. Visto e considerato che il patrimonio edilizio sta calando da noi molto di più che rispetto nelle città nella costa, noi non dobbiamo farci danni, no? Cerchiamo di perlomeno di, perché poi la promozione aiuta a poter far venire anche abitare la gente nei nostri posti. L'altro aspetto, voglio dire, che lo dicevo prima, lo ribadisco in questa senso, noi quando parliamo di bilancio dal punto di vista tecnico non è che entro nel merito di quello che gli manca un po' l'anima, no? L'anima nel senso che quando io prima parlavo di sviluppo non è tanto solo esclusivamente lo sviluppo con i soldi pubblici che non ci sono, ma quella di attivare anche formule
e il sostegno all'investimento privato, perché mentre il pubblico soldi non ce li ha, i privati invece in parte ce l'hanno, quindi l'incentivo al sostegno, diciamo, dello sviluppo non passi solo attraverso i finanziamenti del pubblico, che sono importanti, no, quello che si diceva prima non è che, però è importante che il privato va attivato da questo punto di vista. Se riuscissimo a impostare dei programmi di sviluppo legato all'investimento del privato, torno a ripetere, io lo ridirò all'infinito, verso l'ospitalità, io penso che sia un punto importante, che abbiamo diciamo, un borgo molto bello qui, che è uno dei migliori che abbiamo in provincia, però sta decadendo da un punto di vista residenziale. Cominciano ad avere troppi appartamenti vuoti, quindi potrebbe essere appetibile questo, ecco, il progetto non è tanto che il comune deve metterci soldi, ma attivare un progetto chiamando i proprietari degli appartamenti del borgo per poter arrivare, io lo chiamo albergo diffuso, metteci il nome come vi pare, l'importante è che si possa attivare come cominciano a essere anche i bed and breakfast in giro, che si sono collegati a degli operatori turistici e hanno la possibilità per 3-4 mesi all'anno di poter affittare, e affittare ai turisti e agli stati significa ripopolare perlomeno per 3-4 mesi, poi qualcuno decide anche di comprare l'appartamento che deve stare, come è successo già in passato. Io penso che questa sia l'unica cosa che oggi l'amministrazione possa fare, l'unica, perché lo sviluppo dei capannoni, se non arriva la Fiat e si vuole mettere la linea qui, i capannoni sono tanti via, una parte, perché insomma, le nostre zone industriali ormai sono diventati dei cimiteri veri e propri di impresa, mentre invece il discorso dell'accoglienza, dell'ospitalità, qui il turismo, parla del turismo, o anche addirittura interventi nel sociale, potrebbe essere, cioè, favorire questo tipo di sviluppo, magari con riunioni, con convegni, con esperti e quant'altro, per poter iniziare veramente a un cambiamento proprio di mentalità anche di chi ci abita dentro questi paesi, perché noi siamo nati con lo sviluppo delle zone industriali e artigianali e il lavoro che dava quello suo tempo. Oggi non sarà più così, perché la produzione, il 70% del mondo la fa la Cina, adesso poi la manda nei paesi satelliti, quindi è difficile andare a concorrenza, a meno che i nostri operai non li portiamo a 300 euro al mese, come prendono giù. Quindi dobbiamo ragionare in prospettiva, in futuro. Il futuro sono i nostri bei posti, e quindi la vendita, diciamo così, del nostro patrimonio artistico, culturale e il patrimonio edilizio che abbiamo. In questo senso io penso che l'attività dell'amministrazione, che non costa tanto, fare convegni, far venire studi insieme con il Montefeltro Leader, insieme con altre, in modo tale che si possa dire e indicare ai privati c'è questa possibilità, poi se non lo fanno, è sempre una scelta di qui, però diamogli questa possibilità e questa indicazione. E su questo io mi spenderei anche, se ci fosse qualche soldo, mila tanto, 2000, 3000 euro per poter incentivare questa roba qui, perché se noi riusciamo a rimettere un po' di gente all'interno dei nostri appartamenti, scritti nostri, non nostri del comune, ma nostri in termini del nostro comune, sicuramente anche l'IMU la si può anche scriccare domani se c'ha un reddito per l'appartamento. Se non ha reddito l'appartamento, bisognerà che forse domani qualcuno entrerà anche in quella fascia di evasione, perché magari hanno l'eredità ma non hanno i redditi per poter pagarsi, cioè hanno un patrimonio ma non hanno reddito. E questo è un problema che secondo me va affrontato con la popolazione, con gli imprenditori, con tutti quelli che sono i soggetti attivi per promuovere occupazione. Senza lavoro noi andremo sempre più bassi, con più lavoro non tradizionale, perché anche tradizionale, ma anche con un nuovo tipo di lavoro e di occupazione, io penso che
si possa ridare uno sviluppo a questo paese, in particolar modo penso al capoluogo, che è Casinino. Punto 7 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 12, bilancio di previsione 2016, relazione previsionale programmatica, bilancio pluriennale 2016-2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Per immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Allora, favorevoli 5, contrari nessuno, astenuto nelle luci, la proposta è approvata. Okay. Lucio, la comunicazione per il marchio Montesalista la farò al prossimo consiglio perché mi devo come vedere, perché il consiglio è stato così determinato. Buonasera a tutti. A chi non posso parlare di loro? Volevo prima di chiudere il consiglio un attimino, volevo stringermi a nome di tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione, alla famiglia Polidori. Enzo era una persona mite, buona e cara. Mi dispiace, siamo vicini a tutta la famiglia Polidori. Condoglianze a nome di tutti. Tranne una manciata, questa è il protocollo.